Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Fratelli, sono felicissimo di questo Vangelo. È una meraviglia. La prima lettura della messa di oggi, nella quale Paolo annuncia il cherigma, annuncia la buona notizia, la risurrezione di Gesù Cristo con una forza immensa, termina così. Se i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto, perché alcuni negavano la risurrezione. Gli gnostici, quelli, no? Pensavano che era un mito, che era, però non si poteva pensare veramente. No. Ma guardate che è chiaro che è follia pensare che un morto, che tutti hanno visto morto, possa ritornare alla vita. E questa è la bomba, e questo, fratelli, non, e questo è il cristianesimo, Cioè che Cristo, con la sua carne, è tornato dalla morte ed è apparso ai suoi discepoli, vero, vivo. Allora, Paolo, che ha visto Cristo, che ha conosciuto Cristo, l'ha visto nel perdono dei peccati, ha visto questa luce sfolgorante che lo ha fatto cadere, che lo ha umiliato, dicendo: perché mi perseguiti? Ma illuminandolo sulla sua verità, lo ha amato infinitamente, dicendo proprio in quel momento, mentre Paolo andava a correva a incarcerare e a ammazzare altri cristiani, dice: perché mi perseguiti? Perché perseguiti me? Ma io, tu sei uno strumento eletto, cioè un persecutore era uno strumento eletto, e ti mostrerò quanto dovrai soffrire per il mio nome. Cioè, a un ladro gli dice: ti mostrerò come ti deruberanno, ti toglieranno tutto. Cioè, un cambio completo, totale, di natura, un cambio molecolare, operato in quell'incontro e poi tutto in un cammino di Paolo. Allora Paolo ha questa esperienza profonda, intima, della risurrezione di Cristo nell'amore, nel perdono dei peccati. Lo stesso che hanno avuto, lo stesso incontro, la stessa esperienza che hanno avuto queste donne, meravigliosa, che erano state guarite da infermità e da malattie e da spiriti cattivi, Maria Maddalena, da cui erano usciti 7 demoni, cioè la totalità, il 7 è il numero della pienezza, 7 demoni, i 7 peccati capitali, tutti ce l'aveva, come te, come me, evidentemente. Allora dice: se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede, dice San Paolo, e voi siete ancora nei vostri peccati. Ecco il punto, perché la sua esperienza, che è il cherigma che ha annunciato Pietro già da subito, è che nel nome di Cristo sono perdonati i peccati, perché la sua risurrezione è la prova provata che i peccati non esistono più, che non hanno avuto il potere di lasciare Cristo nella tomba, non hanno il potere di ucciderti sempre, non hanno il potere di ucciderti per sempre, fratello mio, è questo, non hanno il potere di uccidere me. Ogni giorno mi inciampo, ogni giorno cado, sbatto i denti, sanguino, ogni giorno mi trovo con la mia debolezza, con le mie mormorazioni, con le mie concupiscenze, con la mia lussuria, con i miei giudizi, con la mia superbia. Ogni giorno ci troviamo questo, e ogni giorno Cristo viene e ti libera, e Cristo ti perdona, Cristo ti ama, Cristo ha dato la vita per te ed è risorto, fratello carissimo, è risorto. Ed è la prova che i tuoi peccati sono stati perdonati, e sono perdonati oggi, e sono perdonati domani. Ma se tu non credi che Cristo è risorto, cioè se metti in dubbio la risurrezione come una follia, se il demonio ha questo potere, allora vana la tua fede. Ma rimane i tuoi peccati, Per questo è importantissimo un cammino di fede, un cammino per arrivare alla fede adulta, cioè a credere veramente che Cristo è risorto. Sennò la tua vita rimane nei peccati, anche se vai a messa 100 volte al giorno, anche se ti fai 15 rosari, anche se fai noveni, anche se fai non so che, anche se credi in quelle, che so io, queste cose, no, che costantemente adesso c'è,
Questa delle possessioni, delle preghiere di liberazione, di questo, di quell'altro, e poi giudichi tuo marito, e poi giudichi chi ti è intorno. E, voglio dire, tu rimani nei tuoi peccati, se solo una cosa è importante, una è fondamentale, è fondante, che Cristo è risorto per te, perdonando i tuoi peccati, e tu puoi partecipare alla sua risurrezione. E chi partecipa alla sua risurrezione ama Cristo e ama i fratelli, non li giudica. È a servizio di Cristo, lo segue, lo accompagna, anzi dice che queste donne accompagnavano Cristo e i suoi discepoli, li accompagnavano con i suoi beni, li servivano con i suoi beni, una donna che è a servizio, una donna che è all'ultimo posto, mamma mia, ma come, ma di cosa stiamo parlando nel 2016? Sposati e sii sottomessa, ma che siamo folli, folli siamo, ma no, no, perché chi ha conosciuto l'amore di Dio, chi ha conosciuto il perdono? Chi ha conosciuto di essere Eva, Eva, cioè di aver dato la propria mente alla corruzione della superbia, chi, una donna che sa, sa per esperienza di aver avuto sette demoni, cioè che l'hanno strozzata con la lussuria, con la gola, con tutto, tutto, ma soprattutto con la superbia di voler essere come Dio, Il femminismo è tutto questo, Voler essere maschio, voler essere Dio, voler dominare, no, no uguaglianza, perché di fatto l'esito del femminismo è un rovesciamento dei ruoli che abbiamo davanti agli occhi, da cui poi deriva la teoria del gender, eccetera. Allora, una donna che ha conosciuto la propria debolezza, i propri peccati, e ha conosciuto l'amore misericordioso di Gesù Cristo che l'ha strappata da questo, che li ha l'ha esorcizzata, le ha tolto i sette demoni e l'ha salvata, l'ha fatta risorgere, non è più nei peccati, non è più nei peccati, cioè non sta, non, i sette peccati non regnano più su di lei, quindi non c'è più superbia. E che cos'è? È la donna secondo Dio. E cos'è una donna? Che cos'è una donna? La prima testimone della risurrezione. La donna è quella che rimane sotto la croce, la donna è la forza vera. Ma come si manifesta? Nel servizio, nell'amore, nella misericordia, nella tenerezza, nell'attenzione ai particolari, nella dolcezza. Le viscere che una donna ha non ce l'ha un uomo. Il seno, l'utero, non ce l'ha. Un uomo non c'ha il ciclo. Un uomo non può capire certe cose che può capire una donna per la sua biologia, per la meraviglia nella quale è stata creata, per essere questo utero che accoglie e serve. E nutre, e va a mangiare, la misericordia. È molto profondo, fratelli, è molto profondo. Per questo dice, se noi abbiamo avuto speranza in Cristo solo per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini, dice San Paolo. Ed è vero, no? Perché se tu vivi la tua fede per passarla meglio qui, se tu vivi la tua fede a un livello religioso naturale, come accade spesso, come accade spesso, facendo della preghiera un salvagente per non vivere una precarietà, per sentirsi a posto, eccetera, eccetera. Se tu vivi la tua fede per darla in testa a tuo marito o a tua moglie, normalmente però è per darla in testa a tuo marito, non serve a niente, sei da compiangere perché vivi una vita negletta, vivi una vita banale, vivi una vita grigia, facendo del cristianesimo qualcosa di grigio. No! Dice San Paolo, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Ecco il punto meraviglioso di oggi. Cristo è la primizia. Vuol dire che lui cammina davanti e annuncia il Vangelo. Lui è il Vangelo vivente. Lui è la vittoria sulla morte. Lui e gli apostoli e le donne lo accompagnano. Sono il profumo, la scia di profumo soave di Cristo, la scia di profumo, del profumo soave della sua vittoria sulla morte. Allora, una fidanzata è il profumo di Cristo, è il profumo di Cristo in tutto perché Cristo è risorto, per cui lei può vivere, nonostante le sue cadute, o le cadute del suo fidanzato. Questi due fidanzati sono profumo di Cristo già, possono vivere la castità, il rispetto, possono vivere, e sperimentare la gioia e l'allegria della chiamata di Dio, che li ha messi uno accanto all'altro per essere
questo profumo dello sposo, per essere il profumo di Cristo. Allora la loro vita non è incentrata, mi ami, non mi ami, non mi ami, mi pensi, non mi pensi, mi hai scritto, non mi hai scritto, sei bello, sei brutto, mi hai fatto, non mi hai detto, ma no! È che in ogni istante, in tutto quello che fanno, sono costituiti una sola cosa per essere il profumo di Cristo. Ma cambia completamente, perché non c'è nevrosi, non c'è quella, come dire, sì, la nevrosi, quella libido, quella morbosità, di puntare tutta la vita sull'altro, fallendo clamorosamente. Perché tu hai già puntato su Cristo, perché Cristo ha puntato su di te. E due fidanzati che vivono questo, che vivono in questo la castità, come un profumo della vittoria di Cristo, cioè che possono essere casti perché non sono soggiogati dalla concupiscenza e dalla lussuria, possono cadere, va bene. Ma lì c'è un. Ma poi non è detto, eh? Non è detto perché possono anche. Perché se lo desiderano veramente, se hanno avuto un incontro vero con Cristo, di amore, nella loro vita, nella loro famiglia, ma loro possono. Due fidanzati chiedono, un fidanzato chiede di rispettare la sua fidanzata, una fidanzata chiede di rispettare il suo fidanzato, di vivere nella castità, e quello sarà un profumo bellissimo che fonderà il suo matrimonio, che gli insegnerà come ci si dona, come ci si spezza per l'altro. E questa è la vittoria di Cristo, questo è il profumo, l'amore di chi si consegna. E così due sposi a maggior ragione, e così un genitore per i suoi figli, i figli per i suoi genitori, anche quando sono anziani, ma anche nell'obbedienza, nello studio, eccetera. Un profumo, il profumo della vittoria di Cristo, di chi ha salvato, di chi è stato salvato, di chi è stato, che ha visto strappare dal suo cuore i demoni che gli impediscono di essere obbediente, di essere mite, di ascoltare. Di umiliarsi, di prendere i peccati degli altri. Tutto questo lo fa Cristo. Allora, vedete che la Chiesa, la comunità cristiana, e quindi la tua famiglia, e quindi la tua vita, è parte di questo corteo trionfale del nostro Signore Gesù Cristo, che passa attraverso il mondo e che cosa fa vedere? Fa vedere che esiste il cielo, il regno di Dio, dice, annunciava. Il regno di Dio è la primizia, è che il paradiso è stato ricreato ancora più bello. Adamo ed Eva sono tornati al paradiso, sono tornati, vedete la discesa agli inferi, no? Le icone della discesa agli inferi, l'icona della vittoria, della risurrezione di Cristo in Oriente è la discesa agli inferi, cioè Gesù che scende fino all'inferno e prende Adamo ed Eva. Allora Adamo ed Eva sono questi, gli apostoli e queste donne, sono la immagine dell'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio, ricreato in Cristo, in questo ordine. In questo ordine bellissimo, dove la donna non vuole essere uomo e dove l'uomo non vuole essere donna, dove non si vogliono prendere gli uni il ruolo dell'altro, e dove nelle famiglie, nelle comunità, i figli crescono, ripeto, sempre nella debolezza, con le cadute, con tutto quello che siamo tutti, che siamo niente, vasi di creta che si rompono e non sappiamo quando, ma che Gesù Cristo ogni giorno ricostruisce, ricrea ancora più bello. Creando un'armonia, creando un ordine, una gerarchia, una bellezza che è la stessa sua. Cristo alla testa, gli apostoli e le donne. Una donna che sta lì, serve, una donna che accoglie e ama, anche fisiologicamente, fisicamente, una donna, no? Accoglie l'uomo dentro di sé. E lì c'è un piacere, ci sono perfino, no, questi terminali nervosi che le danno un piacere fortissimo nel poter accogliere, nel poter lasciare che l'uomo la fecondi, che l'uomo la abbracci, la custodisca, no? Faccia con lei una sola cosa. E così l'uomo, se trova una donna così, se trova una donna così, diventa un apostolo. Li sostenevano, li servivano con i loro beni, salvate. Queste donne salvate, liberate, libere, libere, che non devono cercare loro stesse, che non devono fare il loro lavoro, la loro autonomia, no, libere, libere per dare sostegno, forza, per essere quello che una donna è in una casa, una madre, una sposa è in una casa. E questo si apprende nella comunità cristiana, si apprende da ragazzi, da bambine, si apprende. Vedete che senza l'annuncio della Maddalena, senza l'annuncio della Maddalena, che è stata la prima che ha visto Cristo risorto, Pietro non sarebbe andato al sepolcro. Ma questa è una chiave bellissima per tutte le famiglie. Senza una moglie che annuncia al marito
che Cristo è risorto. Senza una moglie liberata, salvata, capace, che come si annuncia? Vedendo la salvezza, cioè che il marito veda nella moglie la salvezza, che il marito non veda in Eva una donna che si è fatta autonoma e che è scappata e che ha fatto alleanza col demonio, no, una donna che è stata riscattata, che è stata salvata, la nuova Eva, la Vergine Maria, che ha obbedito e che annuncia con la sua vita, col suo servizio, con la sua mitezza, con la sua sottomissione, annuncia, cioè con la sottomissione significa col mettere sotto la protezione di suo marito la sua vita, perché sa che nel marito agisce Cristo, che è risorto e che come agisce in lei agisce anche in lui. Bene, questo marito, come Pietro, corre alla tomba a sperimentare. Questo vale in tutte le cose, no? Una madre che corre e capisce prima quello che succede a un figlio, lo annuncia al suo marito con fede, perché poi il marito arriva, e con l'autorità dell'apostolo, con l'autorità, può anche sgridare, può anche, no, fare esercitare la sua autorità, ma già, come dire, questo malox, capite il malox, questa medicina per lo stomaco, no, perché non si irriti, questo malox di misericordia che ha dato la sua moglie, che ha dato la madre dei suoi figli. Ma così nella chiesa, così in un'equipe di catechisti, così la collaborazione meravigliosa, stupenda. E questo, fratelli, che perché tutti siamo frutto della risurrezione di Cristo, che è la nostra primizia, noi siamo secondo, terzo, quarto genito nel mondo. Dove andiamo? Nelle nostre famiglie, nella società, dovunque. Allora coraggio, fratelli, perché la parola di oggi è meravigliosa, ci fa vedere la pienezza, la perfezione, cioè il non mancare di nulla di chi vive seguendo Cristo, di chi è liberato da Cristo, di chi nella Chiesa sperimenta ogni giorno in un cammino di fede, verso questa fede adulta, verso la fede che crede in tutto, in ogni istante, che Cristo è risorto perché ha sperimentato come Paolo il perdono dei peccati, e questo che sperimentiamo nella Chiesa diventa un profumo dolcissimo, suave per chi ci è intorno. Buona giornata.